scandalo in Vaticano. Aspetta, qual era stavolta? Allora, abusi su minori no, guerre crociate no, vendita di statuine di Padre Pio a prezzi della Madonna no. Ah, ecco. Scandalo in Vaticano, sparito quasi mezzo miliardo di euro dalle casse del Vaticano. Persino il conto del Papa è stato prosciugato con oltre 20 milioni di euro svaniti nel nulla. Non è la trama del primo film di Padre Maronno, ma un avvenimento reale, per il quale il 27 luglio è ufficialmente cominciato il primissimo processo che vede un porporato alla sbarra, ovvero il cardinale Angelo Becciu. Ma capiamo bene cosa è successo. Ha fatto scandalo un annetto fa la notizia che Papa Francesco aveva licenziato il cardinale Becciu dopo che si era scoperto che questo pare avesse fatto qualche marachella. Becciu sarà il primissimo cardinale ad essere giudicato con la nuova legge sull'ordinamento giudiziario del Vaticano voluta da Papa Francesco, che consente al Tribunale Vaticano di poter giudicare anche i cardinali nelle cause penali. Perché fino a un paio di mesi fa i cardinali venivano giudicati solo dalla Corte di Cassazione Vaticana, presieduta da un altro cardinale. Così, giusto per ricordarci che siamo tutti uguali di fronte a Dio, ma finché siamo sulla Terra... Allora, cominciamo col dire che non è una cosa da poco e Becciu non è l'unico imputato. Infatti, il processo vede coinvolti in totale 10 individui che dovranno rispondere di diverse accuse, tra cui appropriazione indebita, abuso di potere, induzione a falsa testimonianza, truffa, corruzione, estorsione, riciclaggio di denaro e tante altre attività che sono sulla mia to-do list per il futuro. Si fa quel che si può. Che è successo? O almeno, quali sono i sospetti? Si pensa che sia stato messo in piedi un traffico illecito di cose losche da diversi milioni di euro orchestrata dalla segreteria vaticana. Insomma, una serie di iniziative imprenditoriali invidiabili se fossero state messe in piedi dal Joker. E invece, insomma... L'esempio più celebre è l'acquisto dell'antico magazzino di Harrods a Londra, ma negli anni abbiamo anche tante altre belle iniziative, tipo acquisizione e rivendita di petrolio da imprenditori angolani e ugandesi, investimenti in svariate attività chiaramente molto care al Vaticano, come il film di Elton John, gli occhiali di Lapo Elkan e la giochi preziosi. Vabbè, insomma, le cose che la Chiesa ama di più, no? I gay, la droga e i bambini. No! No, non ho detto niente. Abbiamo poi favori e spese da centinaia di migliaia di euro ai familiari, consulenze di geopolitica, pagamenti di tangenti ad oligarchi venezuelani, centinaia di migliaia di euro destinate a missioni umanitarie e spese a comprare roba da Prada e Fendi. Ah, ma mi stavo dimenticando, i soldi in parte arrivavano dalla carità dei fedeli ed erano destinati ad opere di bene, tipo il famoso Obolo di San Pietro, una raccolta fondi dei fedeli che ogni anno colleziona qualche milione di euro e che l'Allegra Combriccola poi investiva a piacimento o regalava ai parenti. Tra l'altro, ciliegina sulla torta, alcuni dei bonifici sospetti avevano come causale opere di bene del Santo Padre. Cioè, proprio un livello altissimo di arroganza proprio, cioè. Insomma, comunque, anche questa volta Papa Francesco ha assunto una posizione netta, andando a sottolineare ancora una volta la propria volontà riformista di eliminare le mele marce e andare a realizzare un ente Chiesa Cattolica trasparente e degno della fiducia dei fedeli. E io spero sinceramente che ci riesca, insomma. In conclusione, io ho per voi un'intervista esclusiva al Monsignor Buccia, uno degli indagati che ci racconterà in anteprima ciò che andrà a dire durante il processo. Se il video vi è piaciuto, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un commentino, a condividere il video, un mi piace, tutte quelle cose che aiutano il canale a crescere. Vai con l'intervista! Monsignore, a lei e ai suoi associati vengono imputate diverse spese folli e all'apparenza poco giustificabili. Vuole dirci qualcosa a riguardo? Ma cosa vuole che le dica? La beneficenza ormai è una cosa da poveracci, da baluba. Cioè, noi per la prima volta abbiamo proposto alla piazza un business model innovativo che non è stato capito. Pochi investimenti, ma molto mirati. Lo chiamiamo beneficenza. Te capisci?
400 milioni di euro per una residenza a Londra in Sloane Avenue. Non le sembra un po' esagerato? Ma quale esagerato, Giorgiana? Palazzetto a London, mica quarto giaro. Pagata tanto perché volevamo un Dior per far la mensa dei poveri con Cracco come chef. Ma che i poveri di oggi non li puoi mica far mangiare al McDonald's. No, povero, è esigente. E i 100.000 euro al fratello falegname di Becciu? Ma che falegname, che falegname, quello è un artista. Avevamo una bella ideina, ascolta. Un padre figlio di 3,5 metri, ma che al posto delle stigmate sgorga il Brunello di Montalcino. Mica una poverata questa, ci sta. E delle donazioni e del marchio Caritas concesso alla birra Pollicina? Una birra artigianale prodotta dal pane raffermo? Bella idea questa, avevamo già pronto lo spot con un bel Gesù Cristone che tramuta l'acqua in birra Pollicina. Cosa vuole che le dica? Made in Italy, vuoi mica lasciare tutto il mercato a quei baluba dei frati in Belgio? Chiaro, chiaro, la ringraziamo per il suo tempo e per la sua disponibilità. A voi studio, apprezzate il cambio di set, qualità Spielberg, spostati.